Rieccoci signori con The Order 1886 e dato che in questo gioco i checkpoint sono fatti molto bene, ma anche no, ho dovuto rifarmi tutta l'imboscata, che due maroni mi hanno anche ammazzato. Comunque riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, aiutiamo Lafayette e spingiamo i carri. Sburle. Sei ferito, Lafayette? Curati, Cristo. Devo salire, sì. Dai. Porca, guarda qua, ammazzare i granatieri, quanta bella roba che c'è. Una, due, le pistole ce l'ho già. Cammina. Vediamo un po'. Non c'è nulla. Cosa hai visto? Ah, dobbiamo andare di lì? Davvero? Ma non credo. Cos'è sta roba? Ma questa è la via, quindi? No, 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 ferma, ferma, ferma. Ma che cazzo succede in questo gioco? Dai, scendi, Cristo. Allora, diamo un occhio qui prima, che magari c'è qualcosa da girare e di ispezionare. Infatti lì qualcosa c'è. Qua non c'è un tubo. Si incastra. Queste bande nere anche in sto gioco, veramente. Povertà e regresso. Ispeziona, gira. Uguali. Uguaglianza e libertà. Vabbè. Come al solito, roba inutile. No, dicevo, continuano con sta storia di merda delle bande nere per dare il taglio cinematografico, quando invece è solo una questione di non appesantire gli hardware. E fan venire due maroni ste bande maledette. Eccolo qua, cioè il checkpoint è qui. Cioè, dopo una sparatoria incredibile, 800 persone uccise, devi spostare un carro, cercare in giro, Percival. Salire su un tetto. Percival, e poi ti salva. Sparmi al fiato, monsieur. Gli edifici bloccano il segnale. Maledetto progresso. Dammi il monopolo. No, che gli serve lui per guardare le coppie. La madonna. Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Non posso muovere io. Ok, adesso sì. Vedi i nostri compagni? Non ancora. Non posso aumentare lo zoom? Qua stanno sparando. Là, devono essere loro. Ci uniamo alla soirée? Invitiamo qualche amico, ok? Comando aereo qui Galahad. A chiunque si trovi nella zona di Whitechapel. Comando aereo, qui Galahad. Sicuro, monsieur. Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo. Lafayette. Galahad, qui Sentinella 5. Siamo tre leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. Localizza aeronave Sentinella 5. Eccola. Trasmetti il segnale a Sentinella. Cos'è sta roba? Cosa devo fare? Il segnale morse? Sì, devo fare il segnale morse, ma non l'avevo ancora fatto. Vergala, qui Sentinella 5, abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Come 8 minuti? Ma siete lì? Ok, Sentinella 5, attendete ordini in posizione. 8 minuti? Andiamo. Madonna, faccio il primo scooter, faccio. Prima quelli che mi portano la pizza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. Immagino.
La merda puzza di merda di tutto il mondo. Figa, la faienza è veramente l'ancora di salvezza. Quando c'è uno come te. No, fammi tirare fuori l'arma, volevo rompere il vaso, porca. Cosa fai? Salti? Ah, io vado. Sono ancora un ninjutsu, io. Putain, la faienza. Putain, e sei Nessun problema, castrato. monsieur. Sto bene. Putain. È troppo forte. La faienza. Bestemmia male, sempre. Cosa c'è qua? Ti ho visto. Ma è un riflesso? È un riflesso, vaffanculo. Sembrava il pomino tipo questo da ispezionare. Oddio! Sackboy! Ma Sackboy! Bastardi! No! È inutile che mettete degli easter egg per farvi amare dal pubblico. Ma che mani ha? Ma che bello! Ma tienilo, Galad! Non puoi tenerlo? Non puoi neanche girarlo, volevo vedere il Q. Ma che bel Sackboy! Boh. Questo video si chiamerà Sackboy. Ma senti quei gatti lì. Non sarebbe meglio se andassimo a caccia di mezzo sangue? Pazienza, Ma la Marchese. smetti? Ah, questa parola. Pazienza, sempre pazienza. Te, licantropi di merda, che poi dopo, se ci fanno come l'ultima volta, dobbiamo stare incantonati in un angolo. Ci vai poi tu, Lafayette. Tu e il tuo penis. Sei pieno di penis. Lascia stare, Ai. Jimmy, vai! Proteggo Jimmy. Spacchiamo il culo a Jimmy, dai. io le retrovie. Signor sì. Ma c'ha la voce di Yamcha. Ma con quale cilindro in testa, ma aiuto. Avanti, andate! Forza! E io lo ammazzo, dai, fammelo ammazzare. Aia, il re, sì, e va cocca. Ciao cilindro. Oh, bastardi. Toh. Oh, la zona di Whitechapel è bella calda, signori. Sto già morendo, Madonna santa. Voglio rompere questa bottiglia di whisky. Yes, yes. Mi metto qua. Li vedo. Li vedo, ma non le riesco. Devo ricaricare. Ah, è dalla mia parte? Porca troia, ma. Sì, arrivo, arrivo. Lo aiuto io il gendarme. Ma chi spari? Ma se ti buttassi. Agente, resta al riparo. Sì, signore. Boh, era scriptato come la Maremma. Ho buttato via una granata per niente. Dai! Non ti far mettere sotto da. Oddio! Il rotondo! Quando mai si preme il rotondo in questi quick? Cos'è? Pix! Aia! Sei vertebrina! Ah, fucile d'aria. Percival. Vi siete fermati per un bicchiere? Quasi, però abbiamo visto le tette e un pene. Abbiamo trovato resistenza. I ribelli Da sono meglio parte di un armati del pene. previsto. Sono incisioni familiari. È uno dei nostri. Da dove viene? Cazzo, qualcuno gli vende la Faccio nostra strada. roba. Chi è quel bastardo? La gendarmerie, papari. È un bel filmato. Che non ce ne sono micas. Questo gioco. È la cantina dello zio Botti. Mon Dieu, qui c'è un arsenale degno di un piccolo esercito.
Queste armi sono state prodotte per l'ordine. E perché sono qui? Crane ha trovato anche un fucile folgore. Non sapevo degli ammanchi nell'inventario. Non ci sono. Vieni, mi serve una mano. Sì, qualcuno sta proprio producendo per loro. E sta coprendo tutto. Vediamo che c'è dentro. E va, com'è bello quel cacchio di pugnale lì. Cosa c'è? Sciabolino. Fucile termite. Sono stati inaugurati poche settimane fa. Merda, fucile termite. Questo qua cazzo scioglie e brucia tutto. Tipo il fosforo. Termite. Questo non è stato assegnato. Come hanno fatto i ribelli a procurarseli? Mi occuperò personalmente di scoprirlo. Chiedo scusa, signore. È richiesto di sopra. Su, andiamo. Richiesto nel senso che c'è un po' di cagame. Eh sì. Fai provare il termite. Credo termite! Che Mademoiselle serva aiuto. Igraine, siamo in posizione! Finalmente! La Madonna! Madonna, gli ha tirato un tuono nei denti là. Perché ci avete messo tanto? Fammi andare qua. Devo ricaricare. Fucile termite. Di polvere di termite che esplodono. La faiata, termite. Mamma mia, ma quanto è fico. Ricevuto. Madonna! Ma è bellissimo! Merda, il razzo d'innesco! Madonna, ma che bello! Figa, è straoriginale quell'arma qua! Ma come bruciano? Nella distilleria. Ecco fatto. Chi è che mi spara? Dobbiamo aiutarlo. Ma chi? Serve fuoco di copertura. Sono sopra di noi. Aspetta, aspetta. Ok. Sparate finché sono scoperti. Portiamolo via. Qui siamo. E io ti sparo. Posso usare il l'ombra? Toh. Cazzo me ne frega. Sì, vabbè, vengono fuori che sembrano dei degli impediti. Bello il fucile a termite, ragazzi. Spara la farina, spara. Bello, bello. Aia. Cazzo, di strisce sul collo, che sfiga. Aiutami con la libreria. Ti duro, Percival. È andata bene. E bevono tutti. Io però voglio che mi spieghino questa storia qua. Guarda che roba. Beh, me lo devono spiegare perché hanno questi. Ci sto provando. Tutte molto queste belle cosine. Ieri di Londra. I ribelli serrano le fila. The Crooked Crown, The Three Stagger, abbiamo London 127 per la libertà. No, oh, porca troia, non riesco a capirla. Meet Nigel at the docks for the pickup. Nigel, allora questo Nigel che gli fornisce la roba. Gala, dobbiamo fare in fretta. Non lo so. Ok, sì, dobbiamo fare in fretta. Io però adesso devo staccare, quindi speriamo non mi faccia rifare tutta la zona. E noi ci vediamo al prossimo video, signori, con il nostro The Order. Cerchiamo di salvare il gendarme. Fatemi sempre sapere cosa ne pensate del titolo, commentate e lasciate mi piace se vi siete divertiti. Alla prossima, ciao e grazie.